Al via nel pomeriggio alla Camera la missione esplorativa del presidente Fico sull'ipotesi di un governo 5 Stelle PD. Stretti gli spiragli per l'intesa, ma il centrodestra insorge. A Liverpool continua la battaglia dei genitori di Alfie contro la sospensione delle terapie. Stamani il piccolo sono stati ridati acqua e ossigeno. A Roma tutto pronto per il ricovero al bambino Gesù. È di 10 morti e 15 feriti il bilancio della strage a Toronto, in Canada. Un giovane di origine armena alla guida di un furgone ha investito, ucciso i pedoni, esclusa la pista terroristica. Indagati dalla polizia pakistana, il padre, un fratello e uno zio di Sana, la 25enne cresciuta a Brescia, è morta in Pakistan. La ragazza sarebbe stata uccisa per il suo no a un matrimonio combinato. In Francia ha fermato Vincent Bolloré con l'accusa di aver corrotto funzionari africani nel 2010. L'arresto nel pieno delle battaglie del patron di Vivendi per il controllo di team. 2.500 tifosi della Roma stasera a Liverpool per il primo round della sfida che vale la finale di Champions League, la possibile rivincita della storica sfida dell'84 con i Reds. Arrivano nei cinema italiani lo spettacolare terzo capitolo della saga degli Avengers. In Infinity War tutti i supereroi in campo per combattere un nemico più potente e minaccioso che mai.